Parole colme di significato per una coppia che da quasi 30 anni cammina insieme nell'ambito lavorativo e familiare. Col piede giusto, dice il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, Eleonora Ivone e Angelo Longoni sono consapevoli che l'amore migliora la vita, che il mondo si capisce e si affronta meglio in due, per sostenersi, per fortificarsi, per aiutarsi anche ad aiutare gli altri. Eleonora e Angelo hanno pensieri e obiettivi comuni. È la menzione al Premio Pio Alferano 2021 scritta da Sgarbi per l'impegno profuso nel campo cinematografico e non solo, alla brillante e brava attrice Eleonora Ivone e a suo marito Angelo Longoni, regista e scrittore. Innanzitutto, quando mi hanno annunciato che avremmo ricevuto questo premio, sono rimasta particolarmente colpita, intanto perché è un premio istituito a nome di un grande dell'Arma dei Carabinieri, perché colui che l'ha poi seguito è stata una persona che io ho conosciuto, con la quale ho potuto scambiarmi delle idee, delle modeste idee che io avevo, che è il generale Conforti. E quindi quando mi è stato annunciato questo premio sono veramente rimasta così, esattamente come sono ora, stupita, perché poi mi veniva dato insieme ad Angelo, che è la persona con la quale per l'appunto condivido una vita di amore e passione per il nostro lavoro, per l'arte. Provo ad usare questo termine con molta umiltà, perché spendere una vita per questo lavoro significa anche grande sacrificio, grande dedizione, grande amore. Come dice Vittorio, in realtà la vita diventa poi l'espressione di un pensiero che poi va portato su un quadro, su una fotografia o davanti alla macchina da presa. Una sua opinione su Castellabate, ecco, l'abbiamo chiesto anche al suo compagno di vita e insomma è rimasto abbastanza esterrefatto. Siamo felicissimi di essere venuti, perché non solo abbiamo ricevuto un premio, ma come vedete festeggiamo il premio con dei meravigliosi fuochi d'artificio. È un posto pazzesco dove io invito tutti a venire in vacanza o anche per visitarla, perché ha un paesaggio bellissimo, questo castello è stupendo. C'è poi questo impegno che Santino Carta ha nei confronti dell'arte, della sua arma, insieme a Vittorio, che fanno splendere ancora di più Castellabate. Mi fa molto piacere perché l'abbiamo preso insieme io e mia moglie, sì. E abbiamo appena fatto un film che abbiamo coprodotto, io scritto e lei diretto, che si intitola Ostaggi, una commedia con un certo spessore, non solo divertente, e che sta andando molto bene e ha ottenuto molti apprezzamenti di critica, e sappiamo che è visto molto in questo periodo disgraziato, non al cinema purtroppo, ma sulle piattaforme sulle quali si trova, e che tutti potete vedere su Sky Cinema, su Amazon Prime, su Now TV. Ecco, un suo commento sulla città di Castellabate, la prima volta in questo territorio. È la prima volta e mi sono stupefatto tanto dalla bellezza del mare, poi di questo borgo, è tutto bellissimo ed è anche molto, come dire, affascinante il clima che si è respirato qui in questi tre giorni, di grandi scambi di idee, di opinioni, quindi la presenza di Vittorio sicuramente è stimolante, perché poi ci si ferma a parlare magari in costume da bagno e si sta a parlare tutto il pomeriggio, non ci si butta più in mare.